Ed eccoci ad Altilia. Questa è la porta d'ingresso. Antica città sannitica prima, romana dopo. La prima volta che vengo, quindi è tutto da scoprire. La notizia buona è che non c'è la biglietteria, è gratuito. E poi so che troverò un volantino degli opuscoli più avanti, dove darà sicuramente la spiegazione di quello che era prima questa antica città romana. Andiamo dentro. Questa parte qui era tutto il foro e lì la basilica. Qui c'è un pannello che spiega com'era. Troviamo anche altri pannelli che spiegano la costruzione. Il perimetro della basilica era di
30 per 20 metri ed è risalente al IV secolo. Qui c'erano le terme. E questa era un'altra porta di entrata che è chiamata Porta Benevento. Le mura e le porte della città antica. Tutto fa parte del comune di Sepino. Questa città sorgeva direttamente su un tratturo. Il tratturo che faceva la strada da Benevento a Boviano. Boiano. E si divide fra Decumano e Cardo. C'erano gli edifici e le abitazioni. C'è un ufficio dove è possibile anche reperire delle pubblicazioni sia su Sepino, Isernia, Campobasso, Termoli. È un buon ufficio informativo. La porta d'ingresso si chiama Porta Tammaro e quest'altra porta di fronte a me è la Porta Boiano. Questa è Porta Boiano vista dall'esterno. Da Porta Boiano si entra, si va per il Decumano fino al foro. Qui c'è tutta la cinta muraria. Con
qui l'anfiteatro. Con il palazzo scenico. Con i gradini scavati direttamente nella pietra.